perché ho deciso di smettere con la politica mista totalmente, 7 anni fa. E questo è un problema per me, perché io sono una appassionata di politica, cioè proprio ce l'ho nel sangue, non so come dire, no? E ho sempre fatto un movimento con le donne, ma ho sempre cercato anche dai tempi del 68 di fare politica, nel senso che questo senso di giustizia che mi hanno tramandato i miei, così forte, mio padre era un liberale, nel senso della giustizia, perché era liberale, ce l'aveva, io con lui mi scontravo a tavola tutte le volte a discutere di politica, era una ragione di vita, era una responsabilità, cioè io non potevo pensare di stare al mondo senza fare delle cose perché questa giustizia diventasse... questo è un primo punto che io pongo lì, perché invece nella mia vita ho incontrato tante donne che non hanno questa pressione e questa responsabilità, cioè la propongo come un problema, no? Io me ne sono andata perché mi sono stufata di continuamente queste ripetizioni maschili nella politica, per cui tutto quello che è innovativo, che viene dalle donne, deve essere schiacciato il più presto possibile, perché altrimenti cioè, il piccolo cabotaggio maschile nella politica ne soffre, a prezzo di distruggere tutto. La storia del mio partito è proprio questo. Sono un'assemblea. I Verdi avevano una potenzialità più grande della Lega quando noi abbiamo cominciato. E la distruzione sintomatica, proprio scientifica, dei Verdi è stata fatta da una serie di personaggi che venivano anche dalla sinistra, o dai radicali, da Rutelli a Rocchi, ne cito due, per il loro potere, punto. E non gli fregava niente di quello che avrebbe potuto questa cosa diventare o non diventare. L'importanza è che loro si collocassero. Quindi questo problema io me lo sono trovato e non l'ho mai accettato. E anche qui pongo la seconda domanda: perché tante donne invece che fanno politica questa cosa l'accettano? Cioè io sono una marziana, perché io non l'ho mai accettato e ho tutte le volte insieme alle donne rovesciato la situazione? Dai tempi di lotta continua, dai tempi di lotta continua, il primo, la prima manifestazione a Roma sull'aborto nel 76, se ricordate, è stata, era con me, è stata invasa da un famosissimo scrittore adesso, no? Henry De Luca, che allora Henry De Luca adesso è diventato molto così dolcino, allora era capo del servizio d'ordine della città e non sopportavano i nostri compagnucci che ci fossero manifestazioni sulle donne senza avere una testa nel corteo che fosse di uomini, e quindi si hanno aggredite letteralmente per poter mettersi davanti, e noi ci siamo difese e le abbiamo cacciate e abbiamo fatto un girotondo enorme. Abbiamo fatto il servizio d'ordine improvvisato, perché nessuno era organizzato. Ah, ecco, allora c'era Michi, invece lei era una dura e aveva organizzato. A me mi sembrava organizzato, mi sono trovata lì. Però la cosa bella che poi noi abbiamo fatto è che abbiamo invaso il cosiddetto Comitato Centrale Alternativa e di lì abbiamo fatto un culo a Sofia, a tutti i dirigenti, che è continuato in eterno fino a Rimini, quando sulla forza delle donne e l'alleanza delle donne con gli operai, questi signori del servizio d'ordine che stavano amoreggiando con prima linea e invece i capi i dirigenti, no, che avevano questa supponenza eccetera eccetera, hanno dovuto sciogliere il partito. Quindi è stata una vittoria, no? Che poi lo dico sempre, non è che quando mi incontra dice che in realtà noi abbiamo favorito l'avanzamento di prima linea del terrorismo, penso proprio di no, ma non apriamo questa roba qua. Però sarebbe interessante che queste storie venissero ricostruite. Io sto faticosamente tentando da 4 anni di farlo in un libro, perché questo fatto che poi tutti quelli che hanno fatto parte di questa storia l'abbiano cancellata. No, io quando andavo a trovare Sofia in carcere e gli dicevo, ma porca miseria, non è possibile, lo sai benissimo che c'è stata questa cosa, ma perché non ne parlate nessuno di voi?
ma è tipico, compagnucci, è cancellare questo, perché comunque è una cosa che uno, anche realizzando, magari sono diventati meno maschilisti, tutto quello che vuoi, ma non riconoscono la storia collettiva delle donne. Questo è un tema fondamentale. La seconda cosa l'abbiamo fatta nei Verdi due volte, e io sono diventata, dopo la prima battaglia, no, lotta, hai ragione, dopo la prima lotta, capogruppo di un gruppo di sole donne. Perché? Perché noi non volevamo mica dividere solo noi il gruppo dei Verdi, cioè c'era stato uno scontro politico, perché Mattioli, che era il mio capogruppo, e naturalmente le due donne erano le vice, perché questo è una cosa classica, no? Le donne sono sempre le vici, le vice dei capi, andava a dire in giro che lui era un po' comero, cioè che era verde fuori e rosso dentro. E questo gli permetteva di avere, ma no ragazzi, però sono così, non è che sono molto intelligenti, lui era grande padre. Questo gli permetteva di continuare a amoreggiare con l'allora PC, sperando che prima o poi, magari, insomma, se i Verdi non andavano tanto bene, la grande parte non faceva rientrare, mentre noi avevamo questo spinto di spinta proprio rivoluzionaria, no? Il movimento ecologista era così. Pensate che abbiamo vinto il referendum, il primo referendum nucleare, nessuno ci credeva che l'avessimo vinto con tutta questa facilità. Allora, che lì mi ricordo, c'è ancora una fotografia, mi hanno spinto me a fare l'ultimo appello finale, io ero terrorizzata, ma stavo in televisione a fare l'appello finale, che poi se perdevamo il referendum era però ci sono andata, no? C'è uno poi, una, soprattutto, quando è dentro la politica, la passione, supera tutti i limiti, sì, perché ci credi. La spinta è talmente forte, ci credi, no? C'è la gente che ti aiuta, le donne in particolare, eccetera. Allora, questi signori, quando noi abbiamo detto no basta, noi vogliamo fare una roba invece nuova e non ce ne frega niente di essere rossi, perché sennò stavamo di là, hanno detto va bene, allora se volete fare questa roba ci contiamo, e ci contiamo, noi abbiamo vinto, abbiamo fatto una votazione, le donne hanno vinto, sono diventate maggioranza, quindi a quel punto bisogna votare il nuovo direttivo. È diventato di sole donne, non per nostra scelta, perché loro hanno detto vabbè, siete maggioranza, cazzi vostri, adesso siete scritti da voi. Questo è un altro atteggiamento tipico, cioè quando le donne vincono, gli uomini prima le lasciano lì e poi sperano, insomma, che cadano il primo momento, così le infilzano con frecce appena possono. E anche su questo bisogna ragionare, perché ciascuna di noi ha storie simili, no? Io so che racconto questa storia, ma chiunque di voi che è stato in un partito misto ha cose simili. Noi ci siamo divertite moltissimo, l'abbiamo fatto lo stesso, ma cosa hanno fatto? Si sono inventati una formazione concorrente che era una costola dell'allora PC. La Lega Ambiente, che era appena nata, non aveva nessun riferimento internazionale come associazione, era proprio una delle tante, come l'Arcicaccia, per dire, no? Non c'è differenza. Sì, era sempre una cosa dell'Arci, erano amici. E quindi insieme a Rutelli, che era nel periodo in cui Pannella diceva che bisognava mettere i radicali seminari in tutte le formazioni, quindi lui veniva come esponente radicale dentro i Verdi, ma in realtà per la sua carriera personale, perché non era radicale, tanto spazio non ce l'aveva più, e insieme a la sinistra della sinistra, Democrazia Proletaria, no? Che stava lì con i Goronchi, li macchiava, non aveva nessuno spazio, eccetera, hanno formato questo blocco di potere, hanno cominciato sui giornali a fare una guerra vergognosa verso quelli che erano creati i Verdi del Sole che ride, che avevano tutto un altro atteggiamento, un modo nuovo di essere, molto più nuovo di quello che è Grillo adesso. Per esempio, noi dicevamo che non eravamo né un partito né un movimento, ma eravamo un arcipelago, perché questo dava l'idea già della rete allora. E insomma, hanno fatto finché hanno creato una situazione per cui noi, c'era Minzolini che ci buttava tutti i giorni sui giornali insieme a questi
qua a Mezzurino, è diventato un servo terribile dei spiriti, ha fatto quel carriera col pettegolezzo e servendo i potenti. E allora a un certo punto, per responsabilità, noi abbiamo detto: se andiamo avanti in questo modo, questi distruggono tutto. E quindi, insomma, poi alla fine, non vi racconto tutte le vicende, perché c'è stato anche il tradimento di una donna, come sempre, no? Comunque, abbiamo accettato un'unificazione con queste forze concorrenti. Di lì sono finiti i Verdi. Sono finiti perché si è creato un partito uguale a tutti gli altri, che non aveva più nessuna entusiasmo, che era una roba che si burocratizzava sempre di più, si muoveva con queste cose di potere, eccetera, eccetera. Seconda battaglia, portiamo, grazie a Francescato, vi ricordate, grazie a... di nuovo tutto fatto dalle donne. Quindi non è vero che le donne non possono fare le lotte, cancello di nuova battaglia, perché le fanno sempre senza sangue. E quindi era di nuovo cambiato. Anche questa è finita male, quindi io dopo questa roba qui ho detto no, l'altra non la faccio più, la quarta la faranno quelle più giovani. Ho detto smetto, faccio altro, va, ritorno con le mie amiche, riprendo il movimento. E questo movimento è stato ripreso, poi ho fatto 10 anni al Consiglio di Parità, ve lo ricordate, e anche questo è servito molto per avere la realtà della vita delle donne. Perché un conto è parlare di conciliazione, un conto è vedersi le donne che arrivano dal lavoro piangendo e dicono tutto quello che gli hanno fatto e ti dicono aiutami, e tu ti devi tirare sulle maniche, devi chiamare i datori di lavoro, fargli un culo quadro, spaventarli, minacciarli, eccetera, no? Sperando che questi poi arrestino. Se non riescono, vai in tribunale, anche lì devi essere capace di convincere i giudici che sono su queste cose. Non esiste una giurisdizione antidiscriminatoria in Italia, siamo di una retratezza incredibile. Negli altri stati anglosassoni c'è, perché anche la lotta dei neri, eccetera, è venuta fuori, no? Da noi non c'è questa cosa, quindi è tutto da costruire. Dopodiché siamo partiti invece con questo discorso del laboratorio, e io vi racconto, ce l'avevo in testa dopo la crisi, perché capivo che qui c'era veramente una cosa che stava, come dire, andando velocemente verso lo sfascio. E la cosa che mi ha combinazione, abbiamo fatto il primo laboratorio un 6 marzo di 2 anni fa, quando in piazza per la prima volta sono ritornate le donne. Ed era una manifestazione a Torino incredibile, chi c'era se la ricorda, una manifestazione fatta per metà da giovanissime, allora Alter Eva, che erano studentesse che erano ancora nel pieno dell'università, che sono trascinati tutti i loro amici, quindi era una manifestazione mista, e i loro amici sulle parole d'ordine femministe. Quindi c'era questa novità, che poi adesso sappiamo tutti, chi lavora con le donne giovani sa che le donne giovani di separatismo non ne vogliono più sentire parlare, però lì era evidente, si toccava con mano. Poi c'era qualche vecchia carampana come me, la casa delle donne, no? Questo E dietro c'era uno spezzone altrettanto grande di donne notav che manifestavano l'8 marzo in piazza. Allora ho pensato che si stava prendendo una fase nuova, cioè che era diverso, non potevamo più anche come femministe fare gli stessi discorsi, porsi nello stesso modo, ripercorrere sempre le stesse strade. Bisognava anche capire e decodificare la realtà delle donne che stava cambiando. E qui è partito questo discorso laboratorio, di cui poi magari oggi vi parlo di più, però vi ho fatto questa storia per completare la mia presentazione, perché rispetto a tutto quello che è stato detto fino adesso, che è stato importantissimo, io credo che noi dobbiamo pensare, anche per queste giovani generazioni, che quello che noi facciamo è un po' da secoli, è un po' ambivalente. Cioè questo discorso che anche qui veniva fuori, soprattutto dalla relazione giuridica di Monica, da tanti interventi che ci sono anche su Marea, che noi siamo da sempre capaci di adattarci al poco remunerativo, a coprire spazi lavorativi anche che sono un po', come dire, precari, che facciamo noi questo lavoro di cura e di riproduzione
gratuito anche ai maschi, perché questo è quello che io voglio dire, è fondamentale, no? Che bisogna rivendicare, però non lo rivendichiamo, che ciascuno deve avere il tempo, però deve avere anche la voglia di riprodursi, quindi pulirsi il bagno quando lo sporca, lavarsi e stirarsi, non è che c'è la moglie che lo fa. Posso non farglielo. Ma infatti io non l'ho mai fatto, e non so, ma l'hanno fatto anche per i bambini, i miei uomini, cioè mi hanno anche arrivato i bambini, non è che... Però voglio dire, non è così semplice, lo so che basta, però quante donne non lo fanno anche oggi? Anche di quelle che si dicono di sinistra, anche di quelle che magari hanno una simpatia per il movimento delle donne, quante no, invece continuano a farlo, tra virgolette, per amore, per dedizione, per non lo so. Questo è un punto fondamentale, non si può più transigere su questa cosa. Perché un conto è terrorizzarlo, è un conto che poi la cosa si realizzi nella pratica. Allora, negli altri paesi europei è successo, perché da noi no? Il fatto che sia successo ha poi fatto sì che si investisse in un welfare che serviva per i servizi agli anziani, ai bambini, eccetera. Perché chiaramente quando gli uomini si sono trovati ad avere questo peso, hanno detto, beh, è meglio che spendiamo un po' di soldi pubblici. Se invece siamo solo noi zitte, ce le teniamo, no? Anche questo. Quindi cioè, c'è un problema ambivalente su questa cosa qua, su cui io vi voglio un po' portare a riflettere, perché va bene che gli uomini ci hanno escluse dal potere, e quindi noi abbiamo creato questi luoghi alternativi dagli aree in avanti dove vivevamo meglio. Però se vogliamo fare politica, questo non è possibile. Allora qui pongo due punti. Perché nella storia e adesso ancora non facciamo questo? Rompiamo questo isolamento dei luoghi femminili, li chiamo così, poi ognuno metta quel che vuole. Anche il Tè delle Cinque è un luogo femminile, che io non disprezzo affatto, oppure appunto la danza, o il trovarsi tra donne, no? E non mettiamo in discussione, entrando nei luoghi di potere maschile, questo modo pazzesco, capitalistico, pazzesco, che adesso è alla frutta, ma non l'abbiamo messo in discussione fino in fondo, mai da noi in Italia, soprattutto rispetto alla ricchezza, rispetto al modo di aumentare a dismisura la ricchezza impoverendo tutti gli altri. Cioè, guardate che da quando noi abbiamo cominciato a fare politica negli anni 70 si è creata una forbice spaventosa. Ma come facevamo noi mentre facevamo politica e si creava questa forbice? Perché l'abbiamo lasciata creare? Secondo punto, siamo diventate, quando abbiamo cominciato ad andare nel lavoro, nel dopoguerra, eccetera, insegnanti dappertutto, la scuola è in mano alle donne. Allora, com'è che la scuola è in mano alle donne, la cultura che è venuta fuori in modo lampante con Berlusconi, e sono contenta perché almeno così finalmente no, c'è stata l'esplosione del buon. E quella, ma cosa facevano le donne a scuola? Cioè, io voglio anche un po' porre questi problemi, ragazzi, perché se non si pone questi problemi, allora continuiamo a raccontarsene tra di noi, ma non è che si cambia molto. Considerate tali da tutto il collegio docente. Certo, immagino. Allora, il problema, l'altro, è quello, perché non siamo mai, oltre ad aver fatto, non abbiamo fatto questa azione di entrare e rompere questa logica? Perché noi non abbiamo mai valorizzato le nostre capacità, il nostro lavoro, non siamo capaci di valorizzarlo? Cioè, questo è un problema che c'è. Cioè, io qui ho un sacco di amiche bravissime, conosco da quando sono giovani tutte le loro capacità, non riesco a capire tanto perché non hanno mai giocato nella vita in modo da valorizzare le loro capacità fino in fondo, da come dire, non mollare quando sono state un po' accantonate dal potere maschile e non sono ritornate, no, alla carica. C'è un qualche cosa di nuovo che non funziona, cioè a un certo punto è come un adattamento, no? Per dire, poi ce la raccontiamo tra di noi che è più gratificante, facciamo delle cose che sono più belle, sono più gratificanti, non hanno di mezzo denaro, però poi siamo con l'acqua alla gola perché non riusciamo neanche a arrivare alla fine del mese. Guardate che gli uomini così non ce ne sono tanti,
Adesso ce ne sono di più, certo, però fino all'altro ieri non ce n'erano tanti. Ma se guardate anche le ultime cose Istat, le donne sono le più precarie. Allora, sarà che sono tutti cattivi che le vogliono lasciare precarie, oppure sarà che poi le donne alla fine, come dire, accettano per una serie di cose che non voglio indagare più di tanto, di esserlo. Questo fatto mi ha fatto anche pensare al fatto che forse noi abbiamo avuto una storia, lo diceva Anna Rossi Doria, e non l'ha più ripreso nessuno, lei l'ha detto con molta chiarezza, del femminismo che ci ha deviate, ed è la storia della Libreria delle Donne di Milano. E questa deviazione ci ha portato a pensare che noi ci mettevamo lì, studiavamo, facciamo i filosofi e in questo modo creavamo un mondo alternativo molto più bello e molto più giusto per noi e i salotti. E dall'altra parte poteva andare tutto a catafascio, perché tanto quelle che invece facevano l'emancipazione, la politica, si sbattevano tutti i giorni, eccetera, eccetera, quelli se non avevano il linguaggio e il simbolismo che la Libreria delle Donne chiedeva, non interessavano più di tanto che fossero coinvolte, anzi meglio che non disturbassero. Allora io non voglio, tutto è ambivalente, anche qua anche noi dobbiamo anche alla Libreria delle Donne una coscienza della differenza, del nostro valore, eccetera, eccetera. Però abbiamo anche questo fatto che moltissime generazioni di donne intelligenti sono state spinte a tenersi lontani, ma ricordate dalle prime manifestazioni contro il divorzio, contro l'aborto, l'occupazione dei consultori, eccetera, che queste donne ci dicevano dal loro pulpito che facevamo malissimo per quelle cose lì, perché noi non dovevamo sporcarci con quelle cose. Cioè io ancora adesso parlo molto con Marisa Rodano, che è una mia grande amica, e lei ogni tanto mi dice questa amarezza, no, che ha patito, perché effettivamente quelle come Livia, come lei, cioè quelle che hanno costituito, l'ossatura della nostra Repubblica, a cominciare dalle lotte di liberazione, tutto quello che è venuto dopo, e poi, come dire, il fatto che questa cosa non sia stata neanche tenuta a memoria, questa è un'altra cosa, che le donne cancellano la memoria delle stesse loro lotte. E se tu senti chi ha fatto anche Annalisa Rodano, lo scrive nelle sue autobiografie, chi ha fatto la resistenza non conosceva la lotta delle suffragette, e quando è stato concesso il voto alle donne, concesso, non sono state capaci neanche di pretendere che fosse riconosciuto come una grande conquista delle donne, ma sembrava una roba messa lì perché in quel momento, no, tanto valeva. Invece era una conquista enorme quella del voto, perché rompeva questa divisione tra il privato e il pubblico, tra le donne e gli uomini. Quindi c'è, come dire, c'è tutto un mondo da ricostruire. Allora io ho pensato anche ad una norma, ad un principio del diritto anglosassone, poi Vicky magari mi spiegherà meglio perché non conosco il diritto anglosassone, però che a me affascina molto, che è questo no taxation without representation, che è stato poi anche usato, sì, io concludo, è anche stato usato dalle suffragette. E ho pensato, ma perché noi, per esempio, siamo così poco disubbedienti dal punto di vista civile? Perché noi siamo quelle che paghiamo di più le tasse, che facciamo sempre tutto quel che si deve fare, che non ci ribelliamo mai neanche? Gli altri nascondono i soldi, li portano in Svizzera, non fanno fare scontrini. Noi tutti lì invece, come formichine verso lo Stato, con questo senso del dovere incredibile, mai a dire scusate, non ci date la rappresentanza, voi tutte le... Ah, no, ma non paghiamo più le tasse, andate al paese. Le donne sciopero delle tasse. Cioè, adesso con Monti sarebbe un momento di andare a tirare fuori questa roba qua, diventeremo delle leader, delle avanguardie, no? Chiudo qua.